Benvenuti, oggi presenteremo il risotto con la tinca, piatto tipico della zona gardesana. Questo piatto sembra abbia origini antiche in quanto il riso era presente dal 1700 nel territorio e la tinca praticamente da sempre. Piatto preparato dai pescatori della zona, divenuto un classico della ristorazione gardesana, molto apprezzato sia dai locali che dai turisti stranieri. Gli ingredienti che andremo ad usare sono il riso Vialone Nano IGP di Verona, la tinca del nostro lago, la bietacosta, il prezzemolo, ovviamente sale, pepe, vino chiaretto IGP di Bardolino, burro, cipolla tritata, grana padano, prezzemolo tritato finemente, limone del Garda, cipolla e olio d'oliva del Garda. Procediamo alla preparazione del nostro piatto. Prendiamo la nostra tinca, la puliamo, la squamiamo, la risciacquiamo bene e la teniamo da parte. In una casseruola mettiamo a soffriggere la cipolla e l'olio d'oliva. Quando comincia a rosolare, uniamo la nostra tinca, la facciamo rosolare bene da una parte, la giriamo, la facciamo rosolare bene dall'altra parte. Uniamo la bieta, uniamo il prezzemolo tritato, facciamo rosolare ancora un po', aggiungiamo il nostro chiaretto, saliamo, pepiamo, a questo punto aggiungiamo l'acqua fino a coprirla. Portiamo al bollore, copriamo con un coperchio e la lasciamo sobbollire piano piano per almeno un'oretta. Quando la tinca è pronta, la solleviamo dal brodo di cottura, la mettiamo a raffreddare a parte. Con l'acqua di cottura della tinca la prendiamo e la filtriamo, tenendo da parte le verdure. L'acqua di cottura ci servirà come brodo per cuocere il riso. Le verdure invece le tritiamo finemente. Procediamo a pulire la nostra tinca. Solleviamo la pelle, spostiamo le lische, cerchiamo di non fare andare nessuna lisca dentro la polpa e teniamo da parte la polpa e anche un po' della sua pelle, che poi andremo a utilizzare per il nostro risotto. Cominciamo la preparazione del nostro risotto. In una casseruola facciamo imbiondire la cipolla tritata con dell'olio d'oliva e un po' di burro. Aggiungiamo il nostro riso e lo facciamo tostare un paio di minuti. A tostatura ultimata sfumiamo col vino chiaretto, aggiungiamo le nostre verdure tagliate finemente, parte della polpa della tinca e andiamo a bagnare con il brodo della tinca che abbiamo messo a bollire. Mescolando, portiamo a fine cottura. A cottura ultimata spegniamo, andiamo a mantecare con una noce di burro, poco olio d'oliva, il nostro prezzemolo, un po' di grana padano grattugiato e la buccia del limone. Aggiustiamo di sale e pepe e andiamo a impiattare il nostro risotto. Bene, la nostra ricetta è terminata, il nostro piatto è completo, possiamo abbinarci un vino tipico della zona, tipo un buon chiaretto, e adesso assaggiamo. Buono!